programma laico, sarà un programma che ricalca quello delle passate edizioni, in cui conviveranno insieme iniziative di tipo culturale, iniziative di tipo ludico. Ricordo l'edizione di Cioccolentino, che sempre più diventa grande e attira un folto numero di visitatori appassionati, e poi iniziative sportive, tra cui la maratona, che ormai è entrata anche nelle competizioni nazionali e internazionali con grande qualità. Poi naturalmente ci sarà la fiera, che è una delle quattro fiere più importanti della città, che è una tradizione che i ternani frequentano con molto piacere. Poi c'è la parte religiosa, che quest'anno credo sia ancora più interessante del passato, per cui cedo la parola al Monsignor Piemontese per illustrarla. Sì, grazie. Intanto voglio sottolineare il fatto che anche quest'anno abbiamo voluto presentare insieme il programma per la festa di San Valentino, insieme al Comune, al Sindaco, perché ci teniamo a esprimere una comunione di intenti e di attenzione al Santo Patrono. Certo, si può fare sempre di più, ma intanto cominciamo con quello che possiamo fare. Quest'anno abbiamo voluto mettere al centro, come riflessione della comunità, il tema del lavoro. Il lavoro in riferimento ai giovani e in riferimento alla famiglia. Queste due realtà che stanno a cuore a San Valentino, la famiglia, l'amore e i giovani. E ovviamente in questo momento particolare di difficoltà, di crisi, soprattutto in riferimento al lavoro giovanile, vogliamo aprire una riflessione che, diciamo, ci aiuti a porci di fronte a questa realtà in maniera corretta e anche possibilmente a dare qualche speranza a chi in questo momento è alla ricerca di lavoro. Quest'anno San Valentino ricade nel giorno del mercoledì delle ceneri, quindi viene un po' modificato il consueto programma delle celebrazioni per San Valentino, giusto? Il mercoledì delle ceneri, come le domeniche di Quaresima, la Settimana Santa, Natale, sono giorni liturgicamente che non possono cedere il passo a nessun'altra celebrazione, e quindi abbiamo pensato di anticipare la celebrazione religiosa in cattedrale alla domenica precedente e celebrare in cattedrale il pontificale, e poi siamo ritornati a fare la proposta della processione con l'urna di San Valentino con le autorità. È un momento particolare questo, e sinceramente noi vogliamo che San Valentino passi dalle nostre case, dalle nostre famiglie, e benedica la nostra città. E ovviamente questo lo vogliamo fare anche in una maniera molto pratica e sensibile, attraverso le reliquie di San Valentino che sono portate in processione. È un atto di fede e di amore per il nostro santo patrono.